Come saprai, su internet ci sono tantissimi video strani e difficili da spiegare. E quindi oggi ho creato per te una compilation di alcuni dei video più particolari che ho trovato online. Tu come sempre non dimenticare di lasciare mi piace a questo video e di iscriverti al canale se non lo sei già. Ora però, iniziamo. Il primo video che voglio mostrarti oggi è alquanto strano, anche se non è paranormale. Era l'agosto del 2022 e Crystal, una ragazza che carica video su TikTok, stava facendo shopping al Dollar Tree locale, a Coventry, in Rhode Island, quando all'improvviso nota qualcosa di abbastanza strano. There is not one employee in the store. There's a line for everyone to check out and no employee in sight. Non c'era un solo dipendente in tutto il negozio e nessuno poteva pagare. And nobody can check out. Hello? I think somebody walked off the job, guys. Controlla gli uffici, i bagni, i corridoi e non c'era nessuno da nessuna parte, eccetto alcuni altri clienti che sembravano confusi tanto quanto lei. And we can't get anybody to respond, nothing. No one's back there? Wow. Alla fine, la donna decide di chiamare la polizia. The girls did. No one's back there. Gli agenti arrivano e compiono una perquisizione approfondita per essere sicuri che nessuno sia svenuto o si sia ferito, ma non trovano dipendenti da nessuna parte nel negozio. Went to check out and realized that there's nobody in the store. The office door is wide open. There's nobody in here. Poi iniziano a sospettare che magari qualcuno abbia abbandonato il suo posto di lavoro lasciando aperto il negozio. Hello? I think somebody walked off the job, guys. Naturalmente questa clip è diventata velocemente virale con milioni di persone che sono arrivate per capire cosa fosse accaduto. In un commento successivo, Crystal spiega di aver scoperto in seguito che l'ultimo dipendente se n'era andato circa un'ora prima e non si era preoccupato di chiudere a chiave le porte. Quindi fammi sapere tu cosa avresti fatto se ti fossi trovato in questa situazione. Logicamente fammi sapere come avresti reagito tra i commenti. Come detto, nell'era dei social media, incontri agghiaccianti e fenomeni inspiegabili hanno la tendenza a catturare l'immaginario collettivo a macchia d'olio. Come nel caso di un video recentemente pubblicato dall'utente Zairanai, che ha fatto venire i brividi lungo la schiena a tutti gli spettatori che l'hanno guardato. Nel video, Zairanai racconta di un incidente agghiacciante che ha coinvolto sua sorella, la quale lavorava al restauro di un'antica chiesa con alcuni colleghi. Il filmato inquietante è stato catturato dal capo di sua sorella che documentava lo stato di avanzamento del progetto di restauro. Mentre la telecamera fa una panoramica all'interno della chiesa, un suono inaspettato squarcia il silenzio. Si sentono gli inconfondibili mormorii di un bambino. Sebbene il suono sia già abbastanza inquietante, devi sapere che c'era qualcos'altro che probabilmente non hai notato. Se lo rallentiamo, infatti, potrai vedere chiaramente un bambino in piedi vicino alla finestra. In un batter d'occhio, il bambino scompare dalla vista mentre la telecamera torna indietro. La clip è diventata rapidamente virale, accumulando oltre 12 milioni di visualizzazioni e scatenando una raffica di speculazioni e dibattiti tra gli spettatori. Migliaia di commentatori sono rimasti alle prese con l'inquietante incontro, faticando a trovare spiegazioni razionali per l'inspiegabile apparizione di questo bambino fantasma. Molti spettatori si sono posti a riflettere e a chiedersi sulla possibilità che la figura spettrale catturata dalla videocamera potrebbe davvero essere lo spirito di un bambino che indugiava nelle sacre sale della chiesa per ragioni a noi sconosciute. Altri propongono teorie che vanno da problemi tecnici con la fotocamera a elaborate bufale, ma nessuno può spiegare completamente l'inquietante fenomeno ripreso.
Che si tratti quindi di un vero incontro paranormale o di uno scherzo di luce, una cosa resta certa. Il filmato agghiacciante continuerà a tormentare le menti di chi osa guardarlo, lasciando dietro di sé un persistente senso di disagio e meraviglia. Ecco un altro breve video caricato su Instagram che è davvero fuori dall'ordinario ed è decisamente strano senza aver bisogno di troppe spiegazioni. Da un'occhiata. Un uomo sta spingendo una carrozzina in fiamme per strada. Un automobilista di passaggio rallenta per vedere cosa sta accadendo. Non credo ci sia alcun modo per spiegare ciò che sta vedendo l'automobilista. Quindi andiamo avanti con il prossimo video. Internet non è estraneo a storie agghiaccianti ed incontri inquietanti, ma un post recente su Reddit ha lasciato gli spettatori particolarmente spaventati. Il post presenta una foto scattata nel loro precedente posto di lavoro, una foto che ha riacceso le discussioni riguardanti il paranormale. Nel post l'autore racconta l'atmosfera inquietante che permeava il loro precedente posto di lavoro, con i dipendenti che condividevano resoconti agghiaccianti di fenomeni inspiegabili. Segnalazioni di bambini che piangevano e misteriosi colpi quando l'edificio era deserto erano eventi quasi comuni. Gli addetti alle pulizie, che hanno lavorato sul posto, hanno riferito di aver sentito una donna che piangeva in uno dei bagni. Era ormai passato l'orario di lavoro previsto e gli addetti alle pulizie erano preoccupati per la sua sicurezza. Annunciarono così ad alta voce che stavano per entrare nel bagno, bussarono più volte alla porta, tuttavia, quando guardarono in tutti i bagni, non trovarono nessuno da nessuna parte. Gli inquietanti resoconti dei dipendenti non fanno altro che aumentare ciò che è stato ripreso dalla telecamera. Il punto focale del posto, infatti, è una fotografia scattata circa 10 anni fa. A prima vista l'immagine appare abbastanza innocua. Raffigura i dipendenti seduti attorno ad un tavolo in una stanza ben illuminata. Eppure, ad un esame più attento, emerge qualcosa di inquietante. Nel riflesso della finestra di una porta, sembra esserci il volto spettrale di una donna anziana. L'immagine è sconcertante per diverse ragioni, dato che l'autore rivela che non c'era nessuna persona somigliante alla figura vista nel riflesso presente nella stanza al momento che venne scattata la foto. Inoltre, l'angolazione della foto rende improbabile che il riflesso possa essere attribuito ad un semplice gioco di luci o a un'illusione ottica. Il post ha scatenato una raffica di speculazioni, con molti che hanno valutato l'inquietante fotografia offrendo le loro interpretazioni su quella misteriosa figura. Alcuni hanno suggerito che il posto di lavoro potrebbe effettivamente essere infestato, citando i numerosi resoconti di attività paranormali riportati dai vari dipendenti nel corso degli anni. Altri, tuttavia, rimangono scettici, proponendo spiegazioni alternative, come la pareidolia, e cioè la tendenza del cervello umano a percepire modelli familiari, come volti, a stimoli casuali. Eppure, anche i più scettici e accaniti si ritrovano alle prese con la strana somiglianza di questa figura riflessa con le descrizioni fornite dai testimoni oculari ad eventi soprannaturali su quel posto di lavoro. E tu, cosa credi al riguardo? Nel cuore della natura selvaggia del Montana si svolge una storia inspiegabile di sopravvivenza. Un nativo del Montana, di nome Mike Stevenson, un uomo esperto della vita all'aria aperta, si trova ad affrontare una situazione difficile e pericolosa in una natura selvaggia e spietata. L'incontro agghiacciante di Stevenson con l'ignoto lasciò un segno nella sua vita che risuona ancora di stupore e meraviglia più di 4 decenni dopo. La storia inizia con Mike, allora ventenne, cacciatore di pellicce, che aveva scelto di trascorrere il suo secondo inverno da solo nella vasta natura selvaggia, a chilometri di distanza dalla civiltà. La sua missione era catturare castori ed altri animali da pelliccia. Stevenson aveva allestito un campo base e 3 accampamenti remoti, ciascuno distante l'uno dall'altro un giorno di viaggio con i racchettoni, dove poteva rifugiarsi mentre controllava le sue trappole lì attorno. In un fatidico giorno invernale, Mike intraprese un viaggio per controllare alcune trappole per castori a diversi chilometri di distanza dal suo campo base. Mentre la luce del giorno diminuiva e la nevicata si intensificava, si rese conto che era pericolosamente lontano da uno dei suoi rifugi. Era scesa la notte e la violenta bufera di neve aveva avvolto il paesaggio in un'oscurità impenetrabile.
La situazione divenne disastrosa quando il suo senso dell'orientamento scemò e l'ipotermia minacciava di sopraffarlo. Tuttavia, uno scherzo del destino intervenne sotto forma di gufo. Questo gufo, la cui specie venne in seguito identificata come Bubo scandinacus, aveva frequentato il campo di caccia di Mike all'inizio della stagione. Si appollaiava in alto su un albero e bubolava tutta la notte, facendo compagnia al cacciatore in cerca di solitudine. Nel momento più buio, Mike udì in lontananza l'inconfondibile verso del gufo. La disperazione lo portò a seguire il richiamo e a ogni grido gli forniva un barlume di speranza. Il gufo lo condusse attraverso la foresta nera come la pece, guidandolo oltre un terreno insidioso ed impedendogli di precipitare in un pericoloso dirupo vicino a Big Salmon Creek. Il viaggio straziante di Stevenson si concluse quando inciampò nella catasta di legna vicino al suo accampamento e fu in grado di accendere un fuoco salvavita. La misteriosa guida del gufo non si era limitata a guidarlo alla salvezza, ma lo salvò anche dai pericoli. Riflettendo su quella notte che gli cambiò la vita, la voce di Stevenson risuona di meraviglia e riverenza e attribuisce la sua sopravvivenza a ciò che egli descrive come un gufo medicinale, ossia una creatura inviata dal creatore per offrire aiuto nelle circostanze più straordinarie. Con il passare degli anni, la connessione di Stevenson alla natura si approfondì, essendo sempre più in sintonia con le forze invisibili che ci circondano. Attraverso cerimonie e dibattiti con gli anziani della tribù dei Piedineri, arriva a comprendere che a volte l'assistenza arriva nelle forme più inaspettate ed enigmatiche. L'incontro di Mike Stevenson con il gufo nel mezzo della bufera di neve rimane una testimonianza dei misteri della natura selvaggia e delle forze inspiegabili che possono sopraggiungere in nostro aiuto quando più ne abbiamo bisogno. Il prossimo video ha fatto il giro di tutti i social media nelle ultime settimane e questa versione è davvero particolare. Ora, da un'occhiata anche tu se non l'hai visto. In qualche modo vediamo un uomo seduto su braci accese ed un fuoco vivo, ma non viene danneggiato da questo fuoco così forte. Si ritiene che il filmato sia stato girato da qualche parte in Africa ed alcuni sostengono che stiamo assistendo al lavoro della magia indigena. Varie religioni indigene africane infatti hanno credenze di lunga data nel potere delle pratiche magiche e spirituali. Ad esempio nell'Africa occidentale esistono tradizioni come l'Ifa o il Voodoo che enfatizzano le connessioni con gli spiriti e le divinità ancestrali, sfruttando il loro potere attraverso rituali e cerimonie. Nell'Africa centrale e meridionale, invece, esistono pratiche come il Sangoma o il Nyanga, che implicano la divinazione, magie curative e protettive. Queste tradizioni spesso incorporano elementi di animismo, venerazione degli antenati ed erboristeria, sottolineando l'interconnessione tra il mondo fisico e quello spirituale. Sebbene la percezione della magia possa variare a seconda delle diverse culture e religioni, queste credenze sottolineano il ricco arazzo di tradizioni spirituali presente in tutto il continente africano. Dopo aver visto il video, però, altri pensano che molto probabilmente si tratti solo di una delle solite truffe africane, forse per conquistare notorietà o influenza nella comunità locale. Alla fine, comunque, tu cosa pensi che stia accadendo in questa strana clip? Come sempre, fammelo sapere tra i commenti e non dimenticare di lasciare mi piace al video e di iscriverti al canale se non l'hai già fatto. Mancano davvero pochissimi iscritti per raggiungere finalmente il milione e ti ringrazio per questo. In ogni caso, noi ci rivediamo venerdì con il video horror. Ciao!